avuto proprio fortuna, guarda, l'ho trovato. Guarda, che da ieri si cerca la mia moglie e l'ho trovato. Beh, questo è il biglietto della festa di stasera. E questo me l'ha ordinato il console di Monte Carlo di Firenze per la festa, il ballo che ci sarà a Palazzo Vecchio. E questo è il biglietto. È venuto bene, non era facile trovare un discorso che rappresentasse un po' il ballo con pochi segni, perché sai, i biglietti vanno fatti un po' leggeri. E più leggeri di così sembra che voli. Ecco. Però non è di questo che volevo parlare, lo sai. Questi sono i ritratti della Greschelli, che io conoscerò stasera, stasera la figlia. Non li porterò bene, ma insomma, dopo la porterò qui, perché stanno programmando una mostra lì a Monte Carlo dei disegni della sua mamma. E questo era il progetto e questa è la realizzazione della Greschelli. Io lavoravo per la Metro-Goldwyn-Mayer e lei lavorava per la Metro-Goldwyn-Mayer, di conseguenza l'ho disegnata tante volte, il Cigno, insomma tanti film ho fatto. Ho vissuto in questo mondo quasi per caso. È incredibile, ma è andata proprio così. Da ragazzi ci si incontrava con Zeffirelli, c'era la guerra a Firenze e in Italia, però ogni tanto ci si incontrava per fare dei programmi, erano tutti ambiziosi, c'era Franco che c'ha l'età mia, e Bolognini un pochino più anziano, Piero Tosi, grande costumista. E insieme si diceva cosa si farà quando c'è la guerra, cosa si studia, insomma si era ambiziosi, però non si poteva esprimere le nostre qualità. E devo dirti che dopo la guerra subito, con questo pallino fisso, perché Franco diceva che Firenze ci sta stretta, perché sono tutti bravi, tutti intelligenti, tutti, come dire, critici, capito? Più che consigliare, più con idee, ci sono, è la critica. Quando uno porta qualche cosa, tutti addosso per dire se va bene, se va male, ma generalmente va sempre male. Sì, tutto il mio lavoro è iniziato, insomma, almeno quello più importante, è iniziato poi dopo la liberazione di Firenze, che mi mise in contatto, anche lì un momento fortunato, con la Croce Rossa americana. Firenze, in palazzo di Piazza San Marco, comando militare, era stato preso da un ospedale convalescenziario americano. E per fortuna, attraverso la mamma di un amico mio che era americana, che conosceva la direttrice della Croce Rossa, dell'ospedale, che cercavano un pittore che facesse risate a soldati e che preparasse gli addobbi delle feste, perché anche loro, per ravvivare i soldati, facevano un paio di balli, invitavano la cittadinanza un paio di volte alla settimana e niente. Che pur non parlando poche parole, perché da ragazza per studiare francese non l'ho mai usato, perché qualche volta sono andato a Parigi. Ma niente, ma ero un ragazzo, sì, che mi hanno preso in simpatia. Mi davo da fare e dovevo essere anche abbastanza bravino, perché interessava un po' chi guardava i miei disegni. Nel frattempo avevo preso contatti con il cinema, e attraverso un grande disegnatore del cinema, Martinati, e che andai, fiorentino di nascita, e andai a rompere le scatole, e lui mi presentò alla Scalera
e sono riuscito a fare il manifesto di Aquila Nera, un film con Rossano Brassi e Gino Cervi, e Freda era il regista, e questo film fu il primo degli incassi del 1946, che per me è stata una benedizione, l'Angelo Custode mi aveva graziato. E da allora subito mi hanno presentato alla Metro-Goldwyn-Mayer, che rientrava in quel momento, del dopoguerra riaprivano gli uffici e anche le altre case cinematografiche. La Metro è stata un po' casa mia, che da allora ho fatto più film con loro che con tutti gli altri. E ormai anche il nome non firmavo Campeggi né Nano, né Silvano, firmavo Nano, questo Nano piacque, che si ricordavano di me questo nome strano. Bacio di un vento e Rossella. E questa Rossella è stato l'inizio del mio stile, perché prima disegnavo, inizialmente volevo rifare come credevo la fotografia più possibile a colori. E invece poi mi chiesero di fare lo schizzo dell'abito di Rossella, la stampa voleva per pubblicare questo qui, e disegnare questo qui in maniera più libera. E questo è stato il mio battesimo di disegno. Il direttore della Metro capì che questo funzionava e che era un coso diverso, e da allora ho disegnato più libero, vedete? Questo Marlon Brando nel Selvaggio, questa motocicletta è quasi un astratto. E devo dire che ho fatto più di 3.000 manifesti in quasi 30 anni e ci ho messo tutte le mie esperienze pittoriche, perché devo sempre rinnovarmi, perché il mondo è così, voglio dire, dal dopoguerra in poi, mese a mese, anno a anno, bisogna rinnovare le pennellate, bisogna l'effetto, guardarsi intorno, nasce sempre qualcuno nuovo che fa cose diverse. E insomma, sono riuscito fino ad oggi, che sono un vecchione, di divertirmi ancora a guardare quello che succede intorno a me. E da allora ho disegnato tutto fino ad arrivare a questo è bello, no? Ho fatto tutti i passaggi. Questa è Casablanca, la Vagade, il Ben-Hur. Io ho sempre disegnato su carta per poter avere più spazio per i miei manifesti. Guardate che bellezza. Questo è Antares, è il cavallo che comandava tutta la quadriga. Questo film è stato girato a Cinecittà. E mia moglie è stata a vedere la corsa delle biche quando fecero la corsa, il giorno finale, e non eravamo ancora sposati, pensate un po', è passato tanto di quel tempo. Ora, e 53 anni siamo sposati, pensate un po', c'è più di mezzo secolo questo disegno. E mi dicevano allora, che ero un ragazzo, te devi essere Antares, se no uno di delle... ti faccio la scena degli altri, deve essere te a portare idee nuove. Noi... E questo non so se ce l'avevo o non ce l'avevo. Insomma, per ora ho venduto bene i miei spazi e ho fatto credere che qualche idea di averla. Per me è bello tornare a Pontassieve dopo la mostra sull'Angelico nella Sala delle Colonne. Non ci torno come direttore degli Uffizi, ma ci torno come estimatore di Nano Campeggi. Ho scritto per lui due parole, molto semplicemente, perché i suoi manifesti, ovviamente da buon provinciale quale io sono, mi portano hanno riportato alla memoria una stagione della mia infanzia in cui il cinematografo era un luogo mitico dove si poteva apprendere la vita meglio che altrove, una vita qualche volta
fittizia, effimera, forse anche finta, però da bambini, da ragazzi, la fonte era bella, questo grande schermo colorato, allora non sempre colorato a dire il vero. Quello che erano invece sicuramente colorati erano i manifesti, quei manifesti che erano di solito disegnati, e molto spesso proprio da Nano Campeggi, disegnati e colorati, che mi facevano correre la fantasia, una fantasia anche qualche volta spinta sull'erotismo, nel senso che le figure di Nano, quando erano riferite a grandi attrici di allora, erano figure che eccitavano la fantasia di un ragazzotto. Questi, ne ho parlato per lui e con lui, queste cosce tornite, questi seni opulenti, questi glutei che poi si stringevano di colpo in una vita strettissima, con poi questi volti accentuati nei tratti dal rossetto e dal nero delle ciglia. È una memoria struggente che mi riporta a una stagione in cui, appunto, vivendo a Piombino, questa è la mia città natale, sentivo nella notte, insieme ai colpi di chi attaccava i manifesti, il boato della colata che di colpo illuminava il cielo alle acciaierie di Piombino. Insomma, è una stagione che mi fa rivivere Nano e che farà, credo, rivivere tanti uomini e donne della mia generazione. È una stagione ovviamente bella, anche se non sempre il ricordo è veritico. Proprio bella forse tutta non sarà stata, ma di certo la stagione dei manifesti al cinema e delle serate, dei pomeriggi passati al cinema insieme ai compagni di classe sono uno dei più struggenti ricordi di un tempo passato e che è bello ricordare e ricordarlo proprio in questo frangente con le figure di Nano Campeggi, a cui auguro un successo in questa mostra e che penso sia alla fine uno di quei tributi doverosi che molti comuni d'Italia dovrebbero offrire a personaggi del livello poetico di Nano. Questo è il mio autoritratto, perché sono andato a Hollywood, la Warner Bros. Mi ha mandato per fare il suo ritratto, quando lei fece Il principe e la ballerina. E siccome sono stato davanti a lei, sono stato anche riflesso nei suoi occhi e ho pensato un mio autoritratto che funzionasse. Ecco, vedi. Qui è proprio lei, che era, questo l'ho disegnata nel 1954, mentre stava preparando il film Il principe e la ballerina. Abbiamo deciso che lei sarebbe stata una star, una grande diva, e proprio per il suo temperamento, per qualcosa di nuovo da mettere nel cinema. Sono stati coraggiosi, è stato un successo per lei e anche per il cinema. È diventato un mito e ancora e tuttora è rimasta questa Marilyn. E Il principe e la ballerina, e qui abbiamo cercato insieme al direttore della pubblicità della Warner Bros. Di fare questo quadro che doveva andare, che è andato via alla prima del film a Roma. Scelte le fotografie, ho usato questo momento. Il direttore della Warner Bros. Dice, l'ha fatto delle foto. Ecco. Sai, il cinema era ricco a quei tempi, si poteva permettere di più. Se è ricco oggi, pensa un po' a quei tempi, che tutti andavano al cinematografo tutti i giorni. E allora disse, cosa fai? Te lo mando giù in America e te vai.
con lei davanti, a metterci ad aggiungere qualche pennellata del suo fascino. E veramente ce n'aveva tanto di fascino, non so se ci sono riuscito a metterci tutte le pennellate giuste. Però è stato buffo questo incontro. Questo padre l'ho ritrovato laggiù, la prima volta che andavo in America, l'ho ritrovato in un grande studio buio della Warner Bros. In un angolo illuminato c'era questo quadro messo su un cavalletto, qualche giornalista era a aspettarci e aspettare Marilyn, che non arrivava perché era nervosa, questo pittore che veniva da Firenze, questo maestro, e mandò la segretaria a vedere, a domandare, diceva, non si sa se verrà perché è nervosa stamani, sa. E mi guardava, e dice, lei maestro, sì, io ho parlato sempre poco inglese. Poi dove è tornata via, è ritornata dicendo, ha deciso che viene, l'aveva detto, sai, è un ragazzo, un giovane, così. È arrivata, e mi guardava, sai, te pensa, è arrivata da questo studio enorme laggiù, nel buio, e qui c'era la luce, e lei vestita di bianco, si vedeva questa figura che ondeggiava nel camminare, è arrivata. E ha detto, maestro, mi devo spogliare. Dico io, certamente. E fece finta di spogliarsi, tutta schiantata a ridere. Così. Ma insomma, è stata molto carina. E poi mi ha salutato ringraziando e mi ha dato un bel bacio, mi ha spicciato il rossetto qui sul viso, che spero di avercelo ancora un po' perché mi sono più lavato da allora. Allora, io ho disegnato Marilyn in diverse maniere, a seconda del tempo poi che è passato e di conseguenza, secondo il mio stato d'animo nei confronti più che di lei, del mondo, del cinema, del lavoro che faccio. Però Marilyn mi ha sempre accompagnato, l'ho sempre ridisegnata. Quando non sapevo cosa fare mi ricordavo di lei, di questo mondo e l'ho disegnata. Pagina del New York Times americano, dove in tutta la pagina, questo è un ritaglio, a bianco e nero c'era la mia essenza, e qui parla che senz'altro Andy Warhol aveva visto la mia Marilyn, perché io l'ho fatta 15 anni prima di lui, di conseguenza, e un pochino l'ho influenzata anch'io in questa essenza qui, e questo mi onora, perché in fondo questo Andy Warhol ha avuto un successo internazionale, ha dato un'importanza all'arte, l'ha girata tutta, mentre lui stampava le fotografie e io me le sono disegnate. Ma insomma, questo qui, siamo un po' legati insieme da questo mondo. Che pensate, la cosa buffa è che io l'ho conosciuto qui a Firenze, quando era ragazzo, è stato alla Syracuse University a fare dei corsi e studiava per vetrinista. E l'ho conosciuto, ho saputo dopo, nello studio di un amico in via degli artisti, e che quando ha saputo questo ragazzo che io lavoravo per il cinema, voleva sapere, perché, ma, antipatico, perché poi in una maniera antipatica, ma non l'ho sopportato. E poi dopo hanno detto, basta, dopo, sai chi era quello lì? Era il divorno, uno, ti immagini. Questo ho fatto quando il cinema ormai non tirava più, la gente non andava più al cinema. È la fine del cinema, come quando alla fine del film si accende la luce e si vede o non si vede la situazione. E questo è nato un po' con questo concetto. Poi invece qui c'è un pezzetto di vecchio manifesto mezzo strappato e tutto. Poi qui c'è un momento pittorico. Un momento pittorico, e qui c'è proprio, i manifesti cominciano a staccarsi e vanno via, si strappano e poi diventa quasi un pagliaccio, ecco, da ultimo, questa figura di Marilyn che è un pagliaccio. Che poi, questo è stato l'ultimo mio concetto, che poi dopo questa è nata invece
l'icona. Però vorrei parlare un po' di quello che metterò nella mostra di Pontassieve. E la mostra proviene dall'originale che avevo presentato a New York al Lincoln Center l'altro anno. E, però avevo piacere di portarla qui a casa. Firenze è troppo piena in questi tempi. E Pontassieve è piena di amici e saranno benevoli con il mio lavoro. Ci spero molto. E questi sono un po' qualcuno dei disegni che presenterò lì a Pontassieve. E come vedi, aspetta. Questi fanno parte del mio lavoro col cinema. Sono ritratti di questi personaggi che hanno attraversato questo mondo. Questa era Sofia Loren. L'ho dipinto un po' da cartellonista, un po' da pittore, secondo il giorno come mi svegliavo. Questa è Mary, lì è fatta proprio di niente, di aria. E questo è questo ragazzo che ha dato al cinema un certo periodo, questo ragazzo un po' prepotente, fatto a modo suo, però bel tipo, che molti giovani l'hanno preso come suggerimento. Questa invece, non so se andrà in mostra, questa è di un film francese, Le Diable en Corp, e Michelin Presley. E mi piace perché l'ho dipinto un po' alla francese, no? Vedete? E questo film, pensa, avevo fatto tutta la pubblicità, poi il film è stato negato, no? La censura non l'ha fatto entrare per 15 anni. Poi dopo, quando è rientrato in mano a un'altra casa produttrice, distributrice, che io non servivo, però hanno usato un po' il mio e un po' di altri pittori. Bravi sì, però io l'avevo preso l'anima di questo film. Pensate, qui non ho messo niente, ma generalmente da una foto dove c'è lei che rema e lui che sta sdraiato sul suo vestito. Ma siccome questo spazio deve essere riempito dai titoli, si è levato, poi lui l'ho messo da un'altra parte. E questo invece è il disegno incriminato, che penso questo disegno ha più di 50 anni, però è sempre fresco e vivace. È stato quello che mi è stato ordinato proprio dalla metro per il figurino dell'abito di lei. E questa è stata la chiave della mia nuova pittura, no? Io l'ho buttato giù in maniera disinvolta e mi ha detto così devi disegnare. È uno studio del bacio, vedete ancora qui, non è nemmeno finito ancora, però è bello proprio per questa ragione. Questa invece, pensate che è Gilda, è quella che ha dato nome alla bomba atomica, quella su Hiroshima, che ha toccato con le molle, va bene. E questa figura è servita per l'immagine di tutto il corredo cinematografico del film, e Luci della Ribalta. E questa bambina qui, io l'ho conosciuta bambina, e perché conoscevo il padre di lei, Vincent Minelli, e la sua mamma è la Judy Garland, la grande cantante, Piccini. Lei ha fatto come la mamma, invece che il pupatoio deve aver dato il whisky qualche cosa, nel pupatoio deve averglielo messo. Il padre è un personaggio incredibile, è quello che ha fatto Gigi, è quello che ha fatto L'Americano a Parigi, che ha fatto tutti questi film, e Madame Bovary che avevo disegnato, e che non so se ho qui. E
che lui è rimasto molto incantato da questa figura, che aveva ripreso lo stile del film, vale a dire, l'ho dipinto come dipingevano allora gli impressionisti francesi. Questa donna incredibile, con questo sguardo magnetico, era la moglie di Humphrey Bogart, e che lui, che era un uomo abbastanza prepotente, ma lei lo teneva sotto piedi, capito? E lei è venuta alla mia mostra, di New York, è venuta perché lei abitava lì vicino, al Lincoln Center, e una vecchietta arzilla, ma con quegli occhi sempre terribili. E mi ha abbracciato, mi ha detto grazie di averla fatta così bella per i tempi. E queste sono Vacanze romane. Ci deve avere anche un'altra figura di lei. Colazione da Tiffany. E questo disegno ha fatto storia, un po' per la classe di lei, che io sono stato incoraggiato da questi atteggiamenti, dalla sua maniera di essere. Le mie pennellate sono diventate più lunghe e è diventato un bel pezzo. Questa è La Pantera Rosa, è uno degli ultimi film che ho fatto. E avevo già dato le dimissioni, però la maestra mi ha detto, loro pensavano di farmi andare in America, no? E allora sono andato a Londra, è stato girato a Londra questo film, e sono stato ospite a Londra per 6 mesi, ma non con la distribuzione, ma con la produzione. Che lavoravo con i registi e tutto. Talmente non facevo niente, dicevo questo mi piace, questo non mi piace, facevo un po' come fanno fiorentini, no? E mi sono sfogato anch'io questo. Di Notti Bianche, che è stato girato, questo qui fa parte anche, questo andrà in mostra a Pontassieve, è stato girato il film lì in America, con le didascalie italiane, e all'inconsciente c'è la sala della mostra, era legata al cinema. Però, come fanno gli americani, chi voleva vedere il film deve pagare. Il cinema era pieno in questa maniera. E lì è stato più bello, perché lì ho potuto parlare, mi hanno presentato sul palcoscenico, e hanno presentato diverse cose proiettate, e devo dire, hanno raccontato un po' la mia storia e mi hanno applaudito. E tutti in piedi, mi hanno detto che è un grande riconoscimento applaudire in piedi. È proprio una bella esperienza avere nella Sala delle Colonne di Pontassieve una mostra intitolata I colori del cinema di Silvano Campeggi, I colori del cinema. Riuscire a mettere insieme tutti quei grandi disegni, quelle grandi schizzi, quelle gigantografie che lui ha realizzato per raccontare la storia del cinema. Quel cinema che ha visto i grandi personaggi essere raccontati e disegnati da un grande protagonista, appunto, della grafica, un grande protagonista della comunicazione visiva, Silvano Campeggi, Nano. È un fiorentino doc che a suo tempo decise di volare oltreoceano perché questa Firenze gli stava un po' stretta, così lui ha dichiarato, ed è approdando ad Hollywood, ha raccontato davvero con una grafica tutta italiana, con la matita italiana di Silvano Campeggi, le storie che noi oggi andiamo a inaugurare a Pontassieve. Alle mie spalle i grandi cartelloni, Marilyn, Ben-Hur, Via col vento, Eva Gardner, Liz Taylor, i grandi protagonisti che hanno reso celebre davvero la pellicola, quella hollywoodiana, ma anche, appunto, i personaggi importanti italiani, i grandi racconti delle storie che hanno affascinato la storia di un tempo ormai passato, ma ancora bello da raccontare nei colori del cinema a Pontassieve. E allora, benvenuti nella Sala delle Colonne, benvenuti a Pontassieve, un luogo d'eccellenza dove il Comune di Pontassieve ha deciso da qualche anno di investire in cultura, investire in quello che è la comunicazione visiva. I grandi personaggi, Ligabue, Beato Angelico, Guttuso, Silvio Loffredo, una parte dell'arte del Novecento italiano è stata raccontata in questa sala.
anche noi vogliamo dare un piccolo contributo, cercando di ribadire il concetto che in cultura si investe, non si spende. Ed oggi investiamo in una grande ricchezza, quella di Silvano Campeggi e della sua storia, la storia di Nano, che ha raccontato un pezzo della pellicola mondiale nei suoi disegni. L'anno prossimo sarà l'anno dei Vasari e di conseguenza sono stato... A me piace ritornare nel passato, i pittori antichi fiorentini non sono miei concorrenti, sono in pace con loro e ci ritorno in quello che fanno. Sto ridisegnando le cose dei Vasari mettendoci anche il mio segno. È una maniera di onorarlo e di far vedere che ho capito il suo momento. Per finire, ho avuto la soddisfazione di mettere il naso anche nelle opere, nei lavori di Puccini. E giustamente, siccome sono andato su, perché avevo degli amici sul lago Massaciuccoli, e in contatto anche con i disegni del Chini. Il Chini, un bravo pittore Liberty, amico di Puccini, che gli ha disegnato e illustrato le sue figure. Che oggi non entusiasma più i ragazzi, capito? Sono cose da storia e tutto il resto. Quello che succederà in fondo anche fra cent'anni, anche davanti ai miei disegni. E allora mi è venuta la voglia di reinterpretare queste figure di attrici, di personaggi che ha disegnato lui. Questo è il ritratto di Puccini, preso da una foto. E questa è la Mimì. Questa è la Manon Lescaut. Questa è la Turandot. Che dice l'ho fatta troppo bella. E dicevano, devi farla più... E dice, era una carogna. E qui invece, sai, insomma, io faccio una Madonna da potersi innamorare, perché quello lì... anche se dopo ci ha rimesso la buccia, ma era innamorato di lei, qualche cosa ci avrà visto, no? Questa è la Butterfly. La fanciulla del West. La cosa è la rondine. E questa invece è Gianni Schicchi. Sono 8 donne che ho preso in considerazione e che le ho ridisegnate in una maniera più da fumetto, insomma, ecco, più attuali. E anche l'ho fatta anche per una ragione, che sono stato lì alle opere e c'era tutte teste bianche, tutta gente con la pelle bianca, pochi giovani. In questa maniera penso insomma, di averle aperto un pochino la porta, le posso capire meglio, ecco, queste figure. Così. Ho continuato a disegnare, penso di aver disegnato le donne più belle del mondo. Ecco, sono io con un piccione in testa, ma questo proviene da quando ero bambino. Sono stato fotografato in Piazza Signoria e il fotografo mi ha messo dei chicchi di grano in testa e il piccione mi è venuto a mangiarli. Mi ha fotografato e siccome questo fotografo era amico di mio padre, mi disse, vedi,
T'ho fotografato come un grande uomo, perché vedi, qui tutti i monumenti, tutti hanno il loro piccione in testa, va bene. Allora oggi che pensavo al mio autorisatto, mi sono voluto ricordare di questo fatto. E so, forse che mi ha anche aiutato a lavorare meglio, non è che sono un grande uomo, però ho cercato di pedalare nei miei limiti, di fare il possibile. E allora, virtualmente ho sempre avuto un piccione in testa, mentalmente, capito? E questa volta me lo sono risegnato, così anche gli altri mi prenderanno in giro. Però, figlioli, la mia da tutti è avere un piccione in testa.